Mary Falconieri cambia vita dopo Giovanni, nuovo lavoro e trasferimento. Mary Falconieri, chiusa la storia d'amore con Giovanni Angiolini, inizia un nuovo capitolo della sua vita, tutti i dettagli. La storia d'amore tra Mary Falconieri e Giovanni Angiolini, come molti sanno, è ormai finita definitivamente. I due, conosciutisi all'interno della casa del Grande Fratello, non stanno più insieme e oggi le loro vite sembrano aver preso strade diverse. Popolarità e bella presenza, dopo l'esperienza televisiva, hanno permesso a Mary di continuare a fare la modella in questi anni. Forse però non tutti ricordano che, ai tempi della sua partecipazione al reality, la ragazza studiava per diventare un'infermiera. Oggi, delusioni sentimentali a parte, i suoi sogni sembrano si siano avverati e la Falconieri sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Che lavoro fa Mary Falconieri? Dove è andata a vivere dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini? Mary Falconieri è molto seguita sui social e, proprio qualche ora fa, è stata lei stessa a condividere con i suoi fan un importante traguardo raggiunto recentemente. Eccomi qui, è stupita per la velocità con cui tutto sta accadendo e felice del mio lavoro, ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello sotto un'immagine caricata su Instagram. Nella foto Mary indossava il camice da infermiera, professione che a quanto pare, dopo la laurea presa a novembre, la stessa sta attualmente svolgendo a Milano. Questa nuova città ha saputo accogliermi come non era mai successo prima, ha aggiunto poi la Falconieri, grazie Milano. Perché Mary Falconieri ha lasciato Giovanni Angiolini? Fino ad ora riguardo alla fine della storia tra Mary e Giovanni abbiamo sempre e solo sentito la versione della Falconieri. Qualche settimana fa, infatti, era stata lei stessa a svelare i primi retroscena della rottura. Con alcuni commenti lasciati su Instagram, in particolare, Mary avrebbe fatto intendere che la relazione sarebbe naufragata a causa di un tradimento da parte di Giovanni Angiolini. La vita però oggi sembra essere tornata a sorridere alla ragazza, pronta a ricominciare più forte di prima questo 2018.